CGIL, CISL e UIL esprimono forti preoccupazioni per l'imminente scadenza di tanti servizi pubblici che ruotano nel settore dei servizi sociali. La stessa preoccupazione viene espressa da tempo rispetto al controllo che la pubblica amministrazione, in questo caso Comune ed ASP, dovrebbero per legge regionale e nazionale esercitare nei confronti di società, consorzi ed associazioni che attraverso appalti, progetti e convenzioni gestiscono servizi importanti di cura alle persone meno fortunate, disabili fisici e mentali in prima linea. Da mesi le tre confederazioni sindacali sostengono che va concertata la giusta programmazione dei servizi, ad iniziare dall'assistenza agli anziani a quella dei disabili, al trasporto che spesso subisce interruzione, alla gestione dei disabili mentali, ospiti di varie case famiglie. CGIL, CISL, UIL, da mesi abbiamo lanciato l'allarme della scadenza imminente dei servizi, ad iniziare dall'assistenza agli anziani, che significherebbe il collasso sia per l'assistenza riferita agli anziani, sia per i tanti operatori che non solo devono ricevere tanti stipendi, ma si troverebbero da un momento all'altro senza nessuna occupazione certa. Abbiamo lanciato anche allarme per avere una nuova gestione dei rapporti con le case famiglie, perché i comuni hanno troppi ritardi nei confronti delle cooperative, e le cooperative da un lato versano i contributi ai lavoratori, dall'altro sono in ritardo nelle retribuzioni, negli stipendi. Insomma, così non può andare bene. L'emblema di questa brutta amministrazione della cosa pubblica, per esempio riferita ai servizi sociali, è proprio la gestione della casa Antonio Taddisio, dove gli stipendi in ritardo sono 14, la disperazione sale di giorno in giorno e i dipendenti sono persone talmente per bene che garantiscono il servizio. Insomma, siamo di fronte a un disastro annunciato al quale noi vogliamo porre rimedio, e vogliamo porre rimedio parlando con i sindaci e con gli assessori, ma non parlando inutilmente. Nessuno ha tempo da perdere, né i dipendenti, né le famiglie degli anziani e dei giovani con problemi assistiti, né mi voglio augurare assessori e sindaci. Fino ad oggi si è perso invece soltanto tempo a chiacchiere che non servono a nulla. Per CGIL, CISL e UIL, quello che accade ha assunto il volto della vergogna. Ma non è vergognoso avere dipendenti che non percepiscono le mensilità da 6, 7, 8 mesi, 14 mesi? Come si fa ad andare avanti? Noi abbiamo lavoratori che assistiamo da mesi, la quale vita si è fermata al 2012 e invece siamo a ottobre 2014 e ancora devono prendere i soldi di Natale 2013. È una vergogna della quale la politica dovrebbe vergognarsi.